Quando eu babi da babino, pensavo da babino, ragionavo da babino. Quando ero bambino, parlavo del bambino, pensavo del bambino, ragionavo del bambino. Ma divenuto uomo, quello che era da babino lo ha abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa. Ma allora vedremo a faccia. Ora conosco il mondo imperfetto. Ma allora conoscerò perfettamente, come anche io sono conosciuto. Sono appena alzato e già mi sento male, mi fa soffrire la cervicale. E poco dopo il mal di testa mi ha sorpreso, mi sa che ho preso pure peso. Ho già provato ogni rimedio naturale, tisana, passiflora e dieta alimentare. Ma non c'è niente che mi scacci questo male, soltanto un buon medicinale. Aulirinazina, malox, vixer, delopran, ho pastiglio, cuccio, busto e voglio un buscopan. Tutto il giorno tra ricette, tre pastiglie al giorno però prima delle sette. Presupposte d'un clistere fanno bene al mio morale. Io non esco più, io non vivo più. Thank you.
Saint-Exupéry scrisse che apparteniamo al paese della nostra infanzia. È vero, ma non del tutto. Io non appartengo a quella bambina che sono stata, né alla memoria dei miei genitori, né a Rocco, il mio ex marito, quando vivevamo insieme, né ai militari quando mi tenevano desaparecida. Forse appartengo a un momento che ricordo solo a tratti, fugace. Fugace come l'ala di un angelo, come una foglia troppo leggera per le mie temperie interiori. Orson Welles chiamò quel momento Rosebud, in Quarto potere. Oppure appartengo alla memoria di un ragazzo di cui mi innamorai pazzamente. Si può essere innamorati pazzamente solo per 24 ore, stupidamente per 24 anni, tutta una vita. Che facciamo? Boh. Siamo arrivati quasi alla fine di queste puntate. Donatella, non sono preparato oggi. Mi fai i capelli, ce l'hai, le forbici? Sì. Guarda un po' se mi puoi sistemare un po'. Mi levo la giacca forse, va? Oh, è cascato tutto, ma non so, vabbè, tanto che ci importa, vero? Allora, fammi una sfumatina così. Aspetta, qui abbiamo messo da parte da un po' di tempo della musica. Questi fanno solo la sigla, è bene che sia il momento di farli suonare un po' di più. Va, musica che io ho da fare. Ricordo una cosa, è una cosa che profuma di rosa, è un'essenza misteriosa, conturbante e fascinosa. Nella vita mi ricordo una cosa, è una cosa che profuma di te, non capisco che cos'è, perché tutto sa di te. Vado in bagno e sento l'acqua di colonia che ti dai per tutto il corpo, corro in camera da letto fra lenzuola che mi parlano di te. Nella vita mi ricordo una cosa, è una cosa che profuma di te, un gioiello sei per me, perché tutto sa di te. Nella vita mi ricordo una cosa, è una cosa che ha a che fare con qualcosa, delicata ma riposa, intrigante e maliziosa. Nella vita mi ricordo una cosa, è una cosa che profuma di te, un gioiello sei per me, perché tutto sa di te. E quanto siedo nel salotto che al profumo tuo di bergamotto, corro in camera da letto fra lenzuola che mi parlano di te. Nella vita mi ricordo una cosa, è una cosa che profuma di te, un gioiello sei per me, perché tutto sa di te. Quanto siedo nel salotto che ha il profumo tuo di bergamotto, corro in camera da letto fra lenzuola che mi parlano di te. Nella vita mi ricordo una cosa, è una cosa che profuma di te, un gioiello sei per me, perché tutto sa di te. Sì, un gioiello sei per me, perché tutto sa di te. Sì, sì, un gioiello sei per me, perché tutto sa di te. Puntata, stasera noi abbiamo l'onore di ospitare Sua Eminenza Riverendissima Monsignor Matteo Maria Zuppi,
che per l'occasione verrà intervistato dal nostro grande giornalista Andrea Venuto. Applausi. Roberta Montesi, responsabile della compagnia teatrale Butterfly della Compagnia di Capodarco. Applausi. Musica del Respostiglio. Applausi. Buonasera, ciao. Che famo? Ho da fare. Ho da fare? Ci pensa Andrea. Non ce l'hai la scaletta? Ce l'ho. E io che ne so, che devo fare? Io c'ho da fare. C'ho una prima comunione, poi un matrimonio, mi devo pure sistemare. Qui non c'è mai il tempo di niente. Allora, chi tocca? Andrea è venuto. Allora bisogna metterlo... Ah, è un faccia a faccia. Dai, dai, su di me, dai, su di me. Allora, forza, porta il vescovo nella zona del supplizio. Accompagnalo. La sposa che accompagna un vescovo non si è mai vista. Mascia! Eccoci! Mascia, mi metti l'ospite! Dai, Mascia! Buonasera. Buonasera, benvenuto. Eccoci, va bene, si può accomodare. Grazie, caro. C'è stato un crollo. Eccoci.